Bastardi! Bentornati nel canale di Discone X, Vapo. Sì. Voi che tirate i pacchi, eh? Sì. Affanculo, sì. Era a casa che non stavo bene, poi mi dico che tiro i pacchi. Pacchista! Ah, già che dobbiamo fare questo. Ares 2 24 mm by Inokin. Eccoci qua ragazzi con l'Ares 2 24, D24, noi ne abbiamo due, uno è in versione internazionale e l'altro è la versione italiana, infatti ci sono le scritte TDP, ma anche qua dietro le scritte sono in italiano, invece in questo sono in inglese. Questo ci è stato fornito da SourceMov, questo ci è stato fornito da Inokin, che ringraziamo. Atom tutti e due da 24 mm, il packaging lo farò solo sull'argento, tiro fuori solo l'Atom per farvi vedere le differenze. Abbiamo ovviamente le classiche indicazioni che troviamo sempre su tutti gli Atom. Atom creato in collaborazione con Filbusardo e Vaping Greek. Filbusardo e Vaping Greek sono due youtuber americani che forse sono gli unici due youtuber americani che hanno lo stile dello svapo da guancia, il vero MTL come siamo abituati noi. Contenuta della confezione abbiamo una card con le loro due firme, l'atomizzatore, l'O-ring proteggivetro, una busta con cotone, cavo e delle resistenze già fatte, tank di ricambio con vario ring, un drip tip di ricambio e qui abbiamo svariati utensili oltre alle viti dei post. Abbiamo due viti post di ricambio, tre tool che adesso andremo a vedere, molto molto eccezionali. Ovviamente manuale di istruzioni. Partiamo con la bustina dei tool. Abbiamo questo tool che come potete vedere ha il filetto e quindi potete fare la coil direttamente utilizzando il tool separando già le spire. Diametro 2,5, diametro 3. Liscio 2,5, 3. Un cacciavitino che da una parte è stella e dall'altra parte è taglio. Infatti le viti all'interno avete due viti a taglio e due viti a stella. Io lascio fuori questo qui perché utilizzerò una delle resistenze già prefatte. Qua all'interno vi dice che ci sono anche due resistenze prefatte in cantal da un ohm e un metro di 26 gauge in cantal. Atomizzatore 24 mm, abbiamo il drip tip, il quale ha praticamente l'antibimbo, vedete questo piccolo pertugio. Questo qui permette di non aprire lo slide per la ricarica del liquido quando avete il drip tip totalmente inserito. Adesso lo inserisco, ve lo faccio vedere, vedete? Non potete aprire, dovete sollevarlo leggermente per poter aprire. L'altro che c'è di scorta invece questo non ce l'ha. Qua sopra abbiamo la membrana antigoccia per il refill del liquido, tank in vetro, campana con foro aria di uscita d'aria molto piccolino e una bella campana stondata. Qua sul deck abbiamo le torrette per il fissaggio dei fili, le asole per il posizionamento del cotone e l'aria che arriva da sotto. Quest'aria la possiamo regolare in questo modo: con il cacciavite noi andiamo ad aprire e abbiamo un'asola totalmente aperta oppure chiudere, dove avremo solo un piccolo forellino dell'aria. In questo modo avremo invece un'asola totalmente aperta. Nelle varie prove che ho riscontrato il pertugio tutto aperto io lo prediligo, però questo Atom ha la caratteristica di avere parecchio hit, quindi con l'aria in questo modo avrete ancora un maggior hit. Allora preferisco chiuderla, o potete tenerla a metà, io preferisco tenerla tutta chiusa per via che è abbondante. Queste torrette
sono state create apposta sia per fissare la coil, che adesso andremo a vedere, sia come guida cotone quando andremo a inserire il cotone all'interno delle hardware. Bene, ora facciamo la nostra rigenerazione. Come vi ho detto, utilizzerò una delle loro coil presenti. Le resistenze all'interno della confezione sono su punta da 3. Il tool che viene dato in dotazione vi viene in aiuto anche in questo, perché voi appoggiate l'asticella su queste paratie e avete l'altezza corretta della coil. Portate abbattuta il tondino e basta che stringete le viti. Molto molto semplice da rigenerare, quindi adatto anche a chi non è capace di rigenerare. Ora taglio le eccedenze, centro perfettamente la coil sopra la presa dell'aria, attivazione. Qua ora vi faccio vedere le prese d'aria. Abbiamo una grossissima asola dove possiamo andare ad avere l'intera parte di atomizzatore aperta, parzializzare a seconda dell'aria che vogliamo. Da questa parte invece abbiamo un piccolo foro che ci permette di scegliere l'aria desiderata che vogliamo. In questo modo l'abbiamo tutto chiuso. Io lo utilizzo in questo modo. Cotoniamo. Come cotone vado a tagliare la base del deck e poi spluffo un pochino. Ora vado a posizionare il cotone nelle asole. Il cotone non è necessario che vada oltre, è sufficiente appoggiarlo in questo modo. Le paratie, che vi aiutano anche a posizionare la coil, vi danno un corretto posizionamento del cotone. Il nero di differenza non ha nulla, praticamente solo la colorazione. Ora lo bagneremo con Vanilla Land, vanilla tobacco del vaporificio, che presto vedrete in video. Riempiamo dalla membrana, membrana antigoccia perfettamente funzionante. Ho riempito il tank, non cade una goccia. Bene ragazzi, con la Rare 2 ci vediamo con la mia testa pelata per la prova di svapo. Allora ragazzi, che dire, Rare 2 Hidokin, già dall'esperienza del primo Ares, che ha avuto un moltissimo successo, questo non è da meno. Hanno migliorato alcune cose. La coil è venuta da un AME2. Noi ci svapiamo il Vanilla Tobacco Vanilla Land by Vaporificio, che presto vedrete in video. Come vi ho detto, io ce l'ho su un unico foro, il più grosso. Ha un bel tiro lineare, silenziosissimo, proprio il guancia che siamo abituati noi italiani. Il vanilla tobacco esce molto bene. Ci ho provato, non ho voluto provarci dei Falcured perché purtroppo sono rimasto senza e quindi non vi posso dare il risultato di Tabacchi Kentucky o Tabacchi Latakia, perché purtroppo sono rimasto senza, in più d'estate. Però comunque Latakia lo svappo anche d'estate, alla sera, quindi non vi so dare l'esito positivo sui Falcured. Però su tutti gli altri tipi di tabacchi esce molto 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 bene, e inoltre ha anche parecchio hit. Io ho dovuto abbassare la dose di nicotina dei liquidi, perché sullo Zenith Pro a testine, sempre io che sono abituato a svappare a 3 di nicotina, qua sono dovuto scendere a 1. Allora, io non lo comprerò mai perché è rigenerabile, ormai sapete che io non rigenero più. Però devo dire, il tiro mi piace, un bello gorgoglio, un bel gorgoglio mi piace, ma quella è la coil che ha messo Nello. E mi piace, un bel Atom, io non lo comprerai mai perché ormai vado a testine già fatte, e quindi sì, testine. E però credo che sia, cioè, se avessi voglia di rigenerare lo comprerei assolutamente. Quindi parola a Visello, che sto provando un po' i vari fori dell'aria. Il tiro è una figata. Bella, perché è pulito. Mi piace. Hai sentito che tiro pulito? È tiro uno spettacolo. Spettacolare, pulito, liscio, fluido. Sì, buono, buono, è valido. Mi piace di più però come foro dell'aria. Allora, tu usi il più grosso, giusto? Che sarà, saranno 2 mm. Io quello per la prima. Ok. 1,8 sarà, credo, 1,5, 1,8. Penso di sì. Si può usare anche da Flevo. Vi segnalo che comunque si può usare anche da Flevo. Quindi potete aprire
l'intera Asola dell'Aria. Comunque è un bel prodotto. Mm. Sì. Allora ringraziamo Sosmuor e Innokin. Yeah. Entrambi, perché sì, appunto ci hanno dati a disposizione due. Thank you very much. Thank you so small, grazie mille Innokin, Italia. Ve lo consiglio, sì, se provato, non l'avete già provato, perché è un prodotto eccezionale, fatto in modo maniacale, sì, filletti spaventosi, e con pochi soldi avete un atomizzatore alla guancia che non ha niente ad invidiare gli atomizzatori più blasonati o più costosi. Quindi provatelo, diteci qualcosa sotto nei commenti. Come, dove ci devono seguire, Gisello? Lo sapete, Instagram, Facebook, vedete voi tutte le cose. Sì, certo. Ci vediamo al prossimo video.